Dopo il debutto con sconfitta di misura a Ravenna, il campionato di terza divisione di football americano propone domenica l'esordio casalingo della stagione degli Angels Pesaro. Appuntamento alle 15 al campo scuola di Via Respighi contro i Doves Bologna. Campionato 2022 che è stato presentato oggi nella sede del main sponsor Ranocchi Software da 15 anni consecutivi al fianco della squadra e da 16 con Frank Fabbri presidente. 16 anni come presidente, come ho detto prima, vorrei diventare maggiorenne per capire cosa fare da grande, quindi di conseguenza sono stracontento di essere ancora qui con la palla ovale, con gli Angels, con il marchio sempre di Ranocchi e anche gli altri marchi che ci stanno accompagnando da anni, Banca Generali, Aves, GLS, Natana. Cose importanti che perché per un movimento come il football americano muovere tante persone e girare l'Italia. Quindi in bocca al lupo agli Angels, mi faccio in bocca al lupo da solo anche perché ne ho bisogno per tutto. E domenica alle ore 15 faremo l'esordio casalingo contro i Doves di Bologna, una partita storica che negli anni 80, nell'85 vedevano gli scudetti, gli Super Bowl che giocavano gli Angels sia con i Doves che con i Warriors sempre di Bologna, al Dallara, e quindi una cosa fantastica. Salutato coach Gerbaldi, gli Angels si affidano ad un nuovo staff tecnico con l'americano Jack Campbell che torna a Pesaro dopo quasi 30 anni. Esperienza in NFL e l'ambizione di ricostruire anche una giovanile pesarese che aggiunga linfa al movimento. Adesso noi lavorare in modo giovanile e noi controllare le scuole superiori, le università e cominciare a lavorare con ragazzi nuovi e cresciuti. Questo perché io sto qui, perché io ho specializzato in tecnicamente e per i giovani. È un football americano in salsa pesarese che continua ad essere legato a doppio nodo a quella passione tramandata dal compianto Giovanni Ranocchi. Giovanni è sempre qui con noi, l'anno scorso per motivi proprio di regolamento della pandemia ancora in pieno corso che è stata fatta all'aperto, ma eravamo tutti presenti, io, Stefano, tutta la famiglia, e eravamo appunto al campo scuola all'aperto. Quest'anno quando ho detto ci vediamo in ufficio, ho detto chiaramente sì, nell'ufficio del babbo e c'è qui con noi e sto sorridendo io perché poco fa mi ha ricordato Frank che io ho festeggiato un compleanno nei 14 anni, quindi parliamo più di 30 anni fa con tutta la squadra di football americano, quindi devo dire che veramente sono una famiglia. Io ho le foto del mio compleanno con la squadra, appunto ricordavo che l'allenatore è una vecchia conoscenza, ci siamo conosciuti 30 anni fa nell'occasione della sua permanenza a Pesaro di allora, un grande piacere ritrovarlo e voglio andare anch'io in Serie A, non è uno scherzo, quindi in bocca al lupo alla squadra. Faccio anche un appello ai ragazzi che si avvicinino a questo bellissimo sport. È uno sport interessante, è uno sport che ti permette di misurarti al di là, insomma, non è uno sport professionistico, però è uno sport di contatto, uno sport anche di grande rispetto, e quindi è un invito. Se potessi, ma io ormai sono fuori target, giocherei. Però magari il prossimo anno posso recuperare perché mi hanno detto che posso allenarmi e quindi magari cogliamo l'occasione per partecipare anche in più.